così ci fa il solito saluto benaugurante. Prego, Andrea. Tu conosci già il mister? No. Prima? No. Buonasera. Molto lieto e benvenuto. Grazie. Dai. Il saluto è bentornati, virgola, benvenuti, virgola, campioni, punto. Questo è il primo auspicio. Grazie di essere tutti qua, la squadra, il mister, mister Garcia, un grande onore per noi, un grande onore ritrovare tutti i giornalisti che veicolano il nostro nome. Quest'anno sarà il ritiro migliore di sempre. Grazie e buona continuazione. Breve sufficientemente? È sufficiente, grazie, perfetto. Grazie Andrea, ciao. Bene, Guido, allora sì, io prima di dare il via a questa conferenza, il Calcio Napoli voleva ricordare un amico scomparso poco più di un mese fa, un giornalista che ha raccontato il Napoli sempre con grande passione, con grande competenza, con grande professionalità, e volevamo dedicargli un applauso. Ciao Alessandro. Questo scudetto è anche per te. Grazie a tutti. Allora darei subito la parola a Diego De Carli, che il rappresentante del Trentino vuole subito dare anche lui il benvenuto al mister. Sfrutto i 10 secondi non utilizzati dal sindaco. Mister, buonasera, benvenuto. Grazie. Per lei è la prima volta in Trentino? No. No. Già sono venuto. Già è venuto. Anni fa. Qua vicino. Non a Di Maro, vicino. Sì. È un po' presto forse per dare un giudizio, ma le chiedo come si è trovato oggi, come si trova in hotel, come è stato al campo, se si mangia bene. No, è tutto bello, è una cosa che in Francia non c'è e quindi mi è mancata questa cosa del villaggio Napoli per noi. È il momento di... il calcio dovrebbe essere così. Ho visto tanti bambini con i parenti, la famiglia intera, tutti vestiti in azzurro. Si vede proprio l'amore per il club, per la sua maglia, per i suoi giocatori. E questo è veramente un momento piacevole. Ci alleniamo come al Maradona, no? Avete visto anche i cori, l'ambiente, tutte queste cose qua. E quindi a me fa molto bene ritrovare un po' questo ambiente che in Italia sapete creare, e che in Europa alcuni club dovrebbe anche riprodurre per loro stessi. Grazie, buon lavoro. Cominciamo. Grazie. Allora subito con Mediaset, si prepara il mattino. Eccomi qui mister Carlo Landoni, Mediaset, buonasera. Vorrei partire da un aspetto suo personale e privato, nel senso c'è stato un grande entusiasmo quando lei è stato presentato a Napoli, un grande entusiasmo nei suoi confronti ieri all'arrivo, oggi in campo per il primo allenamento. Avendo sostituito un allenatore come Spalletti, che è l'allenatore dello Scudetto e che ha lasciato un segno, si attendeva un'accoglienza così calorosa e si aspettava di essere già entrato così velocemente nel cuore dei tifosi del Napoli? Ma già è il momento per me di poter ringraziare tutti dell'accoglienza. E poi la cosa che vedo sono tanti sorrisi e si vede che i tifosi sono gioiosi, sono entusiasti e sono fieri soprattutto dei risultati della squadra dell'anno scorso. È ovvio che dopo 33 anni, dopo Maradona, aver vinto lo Scudetto è una cosa fantastica e quindi i tifosi del Napoli sono fiero di questo e hanno ragione, perché è un grande traguardo, un exploit di aver fatto questo. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno partecipato e Luciano in primis, ovviamente, sapendo che lo ringrazio anche di aver detto lasciate il Napoli e Garcia lavorare in pace. Il mattino e si prepara la Rai. Ecco, sì. Vi prego di dare il nome e il cognome, così almeno così imparo piano piano. Sì, Pino Taormina, Il Mattino. Buonasera.
Ha detto di lei De Laurentiis è al centro del villaggio, è già al centro del villaggio. Parlando con De Laurentiis, a proposito di mercato, lei cosa ha messo al centro del suo villaggio? L'ho detto durante la mia conferenza stampa di presentazione, la cosa che mi è piaciuto del Presidente è la sua ambizione. Su questo livello ci siamo trovati, ovviamente se abbiamo ambizioni vuol dire che dobbiamo avere una grande squadra come l'anno scorso, vuol dire meno giocatori che se ne vanno, sapendo che normalmente Kim non sarà più con noi, e quindi io vorrei tenere tutti gli altri. E poi vediamo ovviamente se ci sono alcuni posti da, forse non da migliorare, ma da raddoppiare sulla qualità, o se sono alcuni profili che possono raggiungere la rosa e aiutarci su alcuni parametri, solo questo. Quindi vediamo, per il momento avete visto, ho soprattutto preso tanti giovani del settore giovanile, perché almeno le vedo io, ovviamente ci sono anche i giocatori che tornano di prestito, e quelli le volevo vedere anch'io, perché i miei occhi sono i miei occhi, non sono quelli degli altri che mi dicono quelli a questa qualità e questo. Spero di trovare tra questi giocatori almeno uno che potrebbe rimanere con la squadra e fare grandi cose nel futuro per il Napoli. Devo dire che nel passato è quasi sempre successo questa cosa di prendere tanti giovani e forse anche alcuni non conosciuti, e forse trovarne uno di grande qualità. Farò un nome, per esempio, per darvi un esempio, perché così non mi farete la domanda su lei vuole alcuni dei suoi ex giocatori, tipo Maxim Lopez, che è del Sassuolo. E Maxim l'ho fatto non solo esordire io, ma è venuto così. Nessuno diciamo lo conosceva, è venuto in allenamento, ha subito mostrato personalità e poi non si è più mosso della squadra. Però non è uno che raggiungerà la nostra squadra, perché non è il profilo che cerchiamo. Fabrizio Cappella per la RAI e si prepara poi Repubblica. Buonasera. Buonasera. Volevo, visto che parlava di tenere quanti più giocatori possibili, nei giorni scorsi Osimhen, soprattutto sui social, ha confermato con foto, immagini, eccetera, il suo attaccamento alla maglia. Volevo sapere se lei lo ha sentito e se anche con lei si è dimostrato così volenteroso, così voglioso di tornare qui. E poi una curiosità, se ci può dare una spiegazione sulle dimissioni di Sinatti. Ma per la prima domanda potrei rispondere solo sì, un grande sì, però ovviamente l'ho sentito e quindi vi assicuro che le cose che, ma non lo so che cosa dice nei social media perché io non ci vado, però se lei ha detto vero che ha dichiarato il suo amore per il suo club, la sua maglia, posso assicurare che sì, lui vuole rimanere, è contento di essere con noi e vuole ancora fare grandi cose. Poi per Francesco Sinatti io gli ho proposto di rimanere con noi, di metterlo anche allo stesso livello di Paolo Rongoni, di lavorare insieme a noi, e dopo riflessione lui mi ha detto che non aveva più l'energia, che non gli andava di rimanere, quindi per unicamente questa ragione non è più con noi. Però è un peccato, perché io sono uno che quando arrivo so che nel club c'è sempre qualità e gente che conoscono anche il club, i giocatori, e che ci può fare anche guadagnare tempo per andare più veloce. Però rispetto anche la decisione di Francesco Sinatti. Marco Azzi per Repubblica e si prepara Sky. Eccomi qui, buonasera. Volevo chiedere, l'altra volta ha detto che le sue squadre devono avere sempre un piano B. Dando per scontato che il piano A sia il 4-3-3, ci può anticipare se ha già in mente qualcosa?
Io penso che un buon allenatore fa in funzione della sua rosa, quindi quando la rosa sarà completa avremo più precisioni su che modulo possiamo usare, però io voglio una squadra e dei giocatori intelligenti che possono anche usare altri modulo gioco. Quindi vediamo le caratteristiche dei giocatori che formano la rosa e sì, ci serve per vincere partite di poter fare altre cose, perché tutti i club lavorano bene, tutti i club sanno che questa squadra ha queste forze, queste debolezze e cercano di impedire di giocarci sulle nostre forze. Quindi dobbiamo avere un piano B e forse un piano C anche. Massimo Ugolini, Sky, e si prepara il Corriere dello Sport. Salve, buon pomeriggio. Volevo chiederle rapidamente due cose. La prima impressione, se c'è stato qualcosa che l'ha colpito in questo primo approccio con i suoi giocatori, se c'è stato un episodio o un momento in cui ha avuto una percezione del gruppo magari diversa da quella che si era formato nella sua testa. Secondo, riguardo al mercato, il sostituto di Kim, state lavorando, c'è una scadenza sempre nella sua testa per poter preparare comunque nel modo migliore chi sostituirà il miglior difensore del campionato? Un allenatore vuole sempre avere la sua rosa al completo al più presto possibile, ma questo è utopia, non succede mai quasi. Quindi abbiamo tutto il tempo di trovare il difensore centrale idoneo. Ovviamente nel club ci lavorano da un bel po' già e abbiamo delle possibilità, però vogliamo anche essere il più sicuri possibile, anche se nel mercato il 100% di successo non esiste mai per nessuna squadra. Quindi valutiamo, parliamo, poi c'è anche l'aspetto economico che entra in gioco ovviamente, quindi per me non c'è fretta, ne abbiamo tre e quindi cerchiamo il difensore centrale che sostituirebbe Kim nel migliore dei modi. Poi sulla mia rosa attuale, visto che non ci sono tutti, non c'è niente particolare, vedo che sono tutti attenti, tutti motivati. Appena abbiamo fatto posizione oggi un po' 10 contro 10, che un bel ritmo c'è stato, un po' di duelli ci sono stati, vuol dire che hanno fame. Questo me lo aspetto, soprattutto quando un gruppo così ha tanti giovani che devono anche farmi vedere qualcosa, quindi è tutto normale, niente di particolare, non vedo l'ora che i giocatori che hanno giocato con la loro nazionale arrivano e che siamo al completo. Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Buonasera mister. Buonasera. Mi ha già presentato Guido, no? Evito di ripetermi. Le hanno chiesto di Osimhen già, le chiedo io di Kvaratskhelia, se l'ha sentito. E credo sia esaltante per qualsiasi allenatore, anche se lei ha una grande esperienza anche internazionale, poter allenare Kvaratskhelia e Osimhen insieme, che l'anno scorso sono stati, credo, tra le coppie migliori d'Europa, se non la più bella d'Europa. Sì, allora ovviamente ci sono i singoli che si mostrano più degli altri, quelli che fanno assist e quelli che fanno gol, però per fare gol e fare degli assist la palla deve arrivare. Che voglio dire? Voglio dire che a me piace parlare del collettivo, della squadra e non troppo dei singoli. Spero che questi due, e Kvara in particolare, continuerà a fare la differenza e farci vincere, ovviamente, però io sono sempre attento a non mettere troppi singoli in avanti. Tutti sono importanti e quindi io cerco di valorizzare tutti allo stesso livello, Maurizio Nicita, La Gazzetta dello Sport. Buonasera. Buonasera. Due cose al volo. La prima, se ci può dire quali sono qualcuno dei principi fondamentali per lei in allenamento per la squadra, cioè
quelle 3-4 cose che magari si dicono, se ce le può dire, come metodo di lavoro, ecco, in questo senso. E poi in prima le diceva che Maxim Lopez non rientra fra profilo come caratteristiche, diciamo così. Sì. Ecco. Siccome a centrocampo forse qualcosa anche numericamente manca oggi, no? Quali sono le, non parliamo di singoli giocatori, ma di caratteristiche che lei vorrebbe, sì, per avere proprio quella duttilità da piano B, piano C, che poi aiuta la squadra a crescere? Ma c'è una realtà, se che Dombele è andato via, è in prestito, quindi non è più nostro, quindi lo dobbiamo sostituire, per parlare solo di lui. E io penso che allora, per giocare con le mie squadre servono ovviamente giocatori di pallone, però serve anche un po' di fisicità forse per aiutare Franck Anguissa su questo punto, e potrebbe essere un po' la linea che abbiamo messo sul fatto del profilo per sostituire Dombele. Poi sul mio modo di lavorare c'è tanta intensità negli allenamenti, soprattutto la parte della preparazione è decisiva. Chi si prepara bene, secondo me, fa una buona stagione, e soprattutto perché quando giochi la Champions o giochi in Europa, una volta che inizi dopo la sosta di settembre, giochi ogni 3 giorni. Quindi non è che a questo momento là, se non hai fatto tutto prima, puoi ancora migliorare la squadra sul piano fisico o tattico, quindi sono tante cose da fare prima e adesso. Però sì, lavorare sul possesso palla, sul pressing alto e soprattutto il pressing subito dopo la perdita di palla, e soprattutto giocare senza paura con tutta la metà campo dietro la nostra difesa. Però questo si lavora, e i giocatori sono anche abituati sul po' che ho visto l'anno scorso a giocare così. Poi, come l'ho detto, non è che c'è solo un modo di allenare e soprattutto solo un modo di giocare, quindi saranno tante cose da lavorare, perché abbiamo giocatori che possono fare tante cose, non solo giocare in possesso palla nella metà avversaria, però dobbiamo essere anche micidiali nelle ripartenze, dobbiamo lavorare tanti sui calci piazzati. Ho visto 2-3 cose che può migliorare la squadra, però già andava molto bene, ovviamente. Ciro Troise, Corriere della Sera. Mister, buonasera. Buonasera. Resto sul centrocampo. Prima parlava dei giocatori di pallone che deve avere, sì, al centrocampo. Se tra quelli che vuole tenere c'è anche Zielinski, se ne ha parlato con la società, vista la sua situazione contrattuale. Sì, sì. Ma sono tutti sotto contratto, Zielinski e Lozano anche. La particolarità di questi due è che sono a scadenza 2024, è logico che nel club si pensa su questi giocatori a fare qualcosa, o a venderli o a tenerli perché la squadra ne ha bisogno. Io li voglio tenere tutti, e poi vediamo, lasciatemi anche il tempo di parlare con ognuno di loro, perché c'è quello che voglio io, e poi c'è anche la cosa che vorrebbe forse un giocatore, che ne so, uno che vorrebbe andare via o qualcuno che può rimanere a tutti i costi, e quindi c'è anche il fatto di sapere che vogliono fare i singoli, però lo sapranno domani o stasera, se leggono un po' voi, che io li voglio tenere tutti. Salvatore Cagliazza, il Roma. Buonasera, buonasera. Bentrovato. Si parla di attacco e si parla di Osimhen, però nella sua rosa ci sono anche Raspadori, certo, e il Ciolito Simeone, certo. Quindi è ancora una forza in più, visto quello che hanno fatto l'anno scorso, quando è mancato soprattutto Osimhen nella prima parte di campionato. No, ma grazie a lei, perché dà acqua al mio mulino quando dico che io non sono solo due giocatori che fanno la squadra. C'è Matteo Politano, ho parlato di Lozano, c'è Elmas, abbiamo tanta possibilità in attacco, e anche questa ricchezza offensiva che fa per un allenatore la possibilità di incidere sulle partite. Quindi lei ha parlato di due giocatori che è veramente di alto livello.
E quindi sì, penso di sfruttare tutto e tutti. Silver Mele, canale 8. Eccoci qui, buonasera mister, e ben trovato. Rimango un po' in scia al mio collega perché avrei una curiosità su Raspadori, perché lei, sì, lei diceva ho bisogno di gente, di ragazzi, giocatori intelligenti e duttili, e credo che Raspadori sia uno che in termini di duttilità sia da capofila, no, per questa squadra. Ma lei ha un'idea precisa della sua posizione, del suo ruolo, visto che ha dimostrato di poter giocare dovunque finora lì davanti? Grazie. Se mi ricordo bene, voi parlate di risposta 0-0, no? Così è. Noi diciamo réponse de Normand, uno che non risponde. Invece non è una risposta 0-0, però è la verità. Quando vedi una squadra e vedi i giocatori, ok, c'hai la tua idea della squadra e dei giocatori, però non conosci mai un giocatore se non lo alleni. Quindi lasciatemi allenare Raspadori, perché lei parla di Raspadori, e poi potrò rispondere a questa domanda. Io ho delle idee, però vanno verificate queste idee prima. Paolo Del Genio, Telecapri. Salve mister, prima ha parlato di concetti di calcio, diciamo, molto moderni per definirli, no? La riconquista immediata, la pressione alta, avere tanto campo alle spalle. Questi concetti ovviamente sono tutti nella fase di non possesso. Nel possesso, qual è la sua visione dell'uscita dal basso? Come e quanto intende utilizzarla? Io voglio essere efficace, quindi finché sappiamo far uscire la palla partendo dal portiere o partendo da dietro lo faremo, però se stiamo vincendo una partita importantissima che ti dà un trofeo, che sei al 90esimo minuto, che vince 1-0, non so se partiremo da dietro, solo per farvi capire che c'è anche la concretezza di una squadra. E io voglio che i giocatori, forse alcuni ce l'hanno, che devono riflettere per gli altri sul campo, parliamo di leadership, e anche questo, lasciatemi un po' di tempo. Voi vi conosco adesso, però la metà della mia rosa non la conosco ancora, non sono arrivati. Quindi lasciatemi un po' di tempo per vedere chi sono i leader di questa squadra, su chi mi posso appoggiare per dare dei messaggi su momenti di gara, per esempio. Le letture. Sì, le letture. Io penso che il mister può incidere dalla sua panchina, però ci sono anche giocatori che devono orientare la squadra su alcune cose. Diciamo che vivere le cose ti fa imparare tanto nel vincere e anche a volte nei risultati un po' meno buoni, perché una vera squadra, una buona squadra non è che si vede quando vince tutte le partite, si vede quando ne perde una o ne pareggia una che doveva vincere. La partita dopo, sì, là la vede se c'hai una rosa di qualità o no. Titti Prota, canale 21. Sì, salve Garcia. Salve. La domanda è collegata alla sua risposta precedente, quindi a questo punto quanto è difficile per un allenatore iniziare la sessione estiva della preparazione senza buona parte della squadra, no? Tutti i nazionali che arriveranno più in là, e poi sì, prima lei ha parlato di parametri, sì, quali sarebbero nello specifico i parametri su cui state ragionando? Grazie. La cosa buona è che avranno mancato solo una settimana i nazionali, quindi stanno arrivando, non giocheranno la prima amichevole, però già dalla seconda saranno sul campo. Ovviamente il tempo stringe un po', e per questo che dobbiamo mettere a fuoco tante cose. La prima in questo momento, l'avete capito, è mettere i giocatori in forma fisica buona. Ma poi sui parametri, lei che voleva intendere, su che ambito? No, ma io posso solo parlare della cosa sportiva, la parte economica, ci sono presidente e tutti i dirigenti importanti che ci pensano a questa cosa, e quindi io...
io sui parametri tecnici della rosa stiamo, per esempio, dovremmo valutare un giocatore che è Alessandro Zanoli, che è andato in prestito l'anno scorso, e il club aveva preso un altro giocatore per fare il secondo di Lorenzo. Quindi io valuterò e spero, perché ho visto delle buone cose di Alessandro per il momento, se lui è il giocatore idoneo per rimanere con noi, fare delle partite forse importante, e quindi deve mostrarmi il livello. Questi sono per esempio i parametri e i profili e i posti che parliamo con i dirigenti, ovviamente. Angelo Pompameo, TV Luna. E prima TV. Mister, buonasera. C'è un giocatore che l'anno scorso è stato molto utilizzato dall'allenatore precedente. Ha giocato in tantissimi ruoli, da destra a centro, a sinistra, in attacco. Si chiama Elmas. Certo. Lei che considerazione ha di questo calciatore a livello di posizione tecnica in campo? E poi le devo chiedere anche velocemente una cosa, ma noi dobbiamo tirare un po' di punizioni e anche calci di rigore, che lo scorso anno non siamo andati super bene. Lei ha un'idea in tal senso? Ne parliamo con uno dei miei collaboratori che era qua l'anno scorso, e dicevo, non la stessa cosa, ma mi facevo anche la domanda sul fatto che avevo l'impressione, sì, che alcuni rigori sono stati parati forse dai portieri avversari. E poi mi diceva il mio collaboratore che forse adesso, con la qualità dei portieri, sono più alti, grandi, lunghi, forse non è solo un problema, una caratteristica dell'anno scorso del Napoli. Sono più rigori parati, però io sono d'accordo sul fatto che questo si lavora. Si lavora perché per me è un gesto tecnico. L'unica cosa che non puoi mai riprodurre è il contesto, perché non è che ci alleniamo a fare dei rigori davanti a 50.000 persone in allenamento e con la pressione vera della gara, quindi è solo questo. Però sì, va lavorato con tutti i calci piazzati, palle inattive. Poi non mi ricordo la sua prima domanda. Elmas, se veramente un giocatore polivalente per un allenatore è veramente un regalo, perché quasi sempre nelle rose c'è uno o barra due giocatori polivalente che l'allenatore può usare in diversi posti. E questi giocatori veramente per me sono importanti. Non lo so per Elmas, tra poco quando sarà tornato, quando avremo parlato con lui, quando l'avrò visto, sicuro la cosa certa che so che è un giocatore di grande qualità. Radio RTL, Max Viggiani. Buonasera Nicola, buonasera Guido e naturalmente buonasera mister. Al volo, quanto le pesa la responsabilità di subentrare, diciamo, di iniziare la stagione dopo Luciano Spalletti, dopo lo scudetto, e rispetto al Garcia di Roma, se sente di dover cambiare qualcosa, un'esperienza in più rispetto al passato? Grazie. Ma anche su questo ho già risposto durante la prima conferenza stampa, me lo dico di nuovo. Guardate, io l'ho vissuta questa cosa, perché il Napoli ha vinto lo scudetto, il suo terzo scudetto, 33 anni dopo l'anno 90, con il secondo titolo con Maradona. Allora, ok, Lila non è Napoli, perché non c'è la stessa passione, forse, anche se nel nord della Francia c'è una bella passione lo stesso. E poi io ho vinto in 2011 lo scudetto e la Coppa di Francia, la doppietta, dopo 52 anni il campionato e 55 anni la Coppa. Quindi so che cos'è vincere in queste condizioni, è meraviglioso, perché nessuno se lo aspetta. Però so anche, perché io sono rimasto a Lila dopo la doppietta, ma la cosa che succede dietro vuol dire già i doveri, no? Sei campione d'Italia, quindi lo devi far vedere sul campo. E poi l'ho già detto anche nella prima conferenza stampa,
e l'ho vissuto io in primis, in prima persona, perché sono rimasto come allenatore. Io, anche forse io all'epoca, quindi la stagione dopo, inconscientemente o ne ho fatto un po' di meno, non lo so, con una mancanza di esperienza non ho tirato il meglio di me, non lo so. Abbiamo fatto terzo, che non era male, perché siamo qualificati per la Champions in Francia non è che i quattro primi vanno in Champions, solo i due primi. Il terzo fa spareggio e abbiamo vinto lo spareggio, siamo andati in Champions. E quindi io devo lavorare già da subito sulla testa dei giocatori per fare in modo che, come all'inizio dell'anno scorso, anche con più fiducia, perché hanno dimostrato, no? Vincendo lo scudetto, hanno dimostrato di essere grandi giocatori, di essere una grande squadra, però io, il mio compito sarà quello di fare in modo che mantengano il livello alto che hanno avuto. Come lo ripeterò quando i nazionali torneranno, però già ho detto a questa rosa qua e quelli che hanno partecipato allo scudetto l'anno scorso, peccato per loro, perché io so che rendimento possono avere, no? L'asticella l'hanno alzato là e io le aspetto là di nuovo, e quindi se sono un po' più basso io ci sarò per dire che il livello loro deve tornare a quello che hanno già fatto. Manuel Guardasole, Calcio Napoli 24. Buonasera mister, in bocca al lupo innanzitutto per questa stagione. Prima parlava della difesa del Napoli che vorrà molto alta, con tanto spazio alle spalle, e quindi le chiedo che caratteristiche, perché il nome non ce lo farà, deve avere il sostituto di Kim Min-jae. E rapidamente, Maxime Lopez no, fra i suoi ex, Toussaint invece è una possibilità? Tante domande, eh? Vedo se mi ricordo tutto. Allora sì, difesa alta sì, perché vogliamo avere il possesso palla. Se si chiudono le squadre contro chi giochiamo, sarà campo dietro di noi, però dobbiamo essere anche in grado di, a volte durante un poco tempo di una partita, se serve, perché torno all'intelligenza tattica individuale dei giocatori e quella collettiva della squadra, forse ci saranno momenti dove essere blocco basso e difendere unghie e becco, come si dice in Francia, lo dobbiamo anche saper fare, ok, nell'ordine. E quindi questa è una prima risposta. Poi qual era la seconda? Verso la stessa. Fatemi solo una domanda, ragazzi. Toussaint, Maxime Lopez no. Come Maxime Lopez no, Toussaint forse sì. No, ma io mi diverto a leggere alcune notizie, no? Ovviamente a volte può anche dare idee di mercato. Quindi vi ringrazio tutti voi, quelli che scrivono sul mercato. E vediamo, parlato di profilo, non mi va di parlare anche di nomi di giocatori, sapendo che ogni giorno ci sentiamo con Maurizio Micheli, e adesso vi faccio ricordare che il nuovo DS è arrivato, Mauro Meluso, quindi non so se nella... No, verrà domani, ci sarà domani la conferenza stampa. E quindi con lui ovviamente siamo ancora più forti, perché abbiamo più cervelli per riflettere. Grazie. Antonio Corrado, fuori gioco. Buonasera mister, eccomi qua. Ok. Ben arrivato. Grazie. Levi parlava prima dell'esperienza a Lille, dopo aver vinto, insomma aveva guadagnato un credito. Qui arriva con una squadra che ha vinto, che ha dominato il campionato, con un presidente che ha ambizioni, con un pubblico che ha avuto modo di vedere oggi entusiasta. Sente un po' di pressione, perché è una situazione differente da quella di Lille. E poi le volevo chiedere, prende una squadra che era un orologio, giocava a memoria, andava a gonfie vele, quanto di Garcia ci sarà in questo Napoli e quando andrà a modificare nel Napoli che ha vinto lo scudetto l'anno scorso? Se ci saranno altre domande, per cortesia, in questa... Poi tocca a te. Va bene, se no bisogna fare un'unica domanda e non due o tre. Prego,
Per fare funzionare l'orologio bisogna rimontarlo, no? Non so se si dice così in italiano, in francese on dit ça, remonter l'orologio. Come si dice? Ricaricare. Ah, grazie. Quindi serve ricaricare l'orologio per farlo. Io direi più Formula 1, che sono dettagli per fare in modo che il bolido, la squadra, la macchina veloce continua a andare bene. Al paese di Ferrari si capisce forse meglio, no? Questa cosa. Però dipende anche dei giocatori che sono nella squadra. Per questo che dicevo, a me va bene se rimangono quasi tutti. Poi pressione no, però entusiasmo sì. Io sono qui davanti da voi, poteva essere Luciano, poteva essere qualsiasi allenatore, e alla fine il contesto era lo stesso. Come vi ho spiegato, io sono rimasto a Lilla dopo la doppietta, non è che avevo meno pressione di oggi o più pressione. Noi siamo mossi sul fatto di vivere grandi emozioni con i nostri giocatori, e per viverli vuol dire vincere qualcosa. E ovviamente ho riflettuto, mi sono detto: si può fare meglio che vincere il campionato di Serie A? No. C'è solo ripetersi che sarebbe possibile, già molto difficile, perché a parte l'Inter forse negli anni 2005-2010 e a parte, ovviamente l'ho visto con i miei occhi perché ero a Roma, la Juve durante tanti anni, non è che ci sono tante squadre capaci di ripetersi nei grandi campionati. E soprattutto qua in Italia l'ha vinto il Napoli quest'anno, il Milan l'anno scorso, l'Inter 2 anni fa, giusto? Quindi so che sarà molto difficile, però sono qui lo stesso davanti da voi e non è un problema. La cosa per il Napoli è che deve sempre giocare la Champions. Questo è sicuro, e penso che nei 10 ultimi anni l'ha giocato 6 volte, quindi un po' di più di un anno su 2. Invece tutti gli anni Napoli deve essere nei 4 e qualificarsi per la Champions. Poi nei 4 c'è quarto, terzo, secondo e primo, e ovviamente il primo posto è molto più bello, però vedremo. E poi c'è la Champions League, dove mi sembra che l'anno scorso questa grande squadra del Napoli ha anche raggiunto il suo record in Champions, quarto di finale, non era mai successo. E quindi anche questo è difficile da superare o eguagliare. Anche se io ho fatto un semifinale con il Lione contro il Bayern Monaco e so che cos'è, però è molto difficile. Ho detto che penso che il City, se non sbaglio, ha vinto la Champions per la prima volta quest'anno, dopo 15 anni forse. Di proprietà con mezzi, diciamo così, no? E poi ha forse il migliore degli allenatori da 6-7 anni, no? Guardiola. Perché dico questo? Solo perché siete intelligenti, è molto difficile raggiungere un traguardo come questo, però spero che voi lo fate anche a casa, quando iniziate un gioco in famiglia, o io quando inizio un campionato, una Coppa Italia, una Champions League. Gioco sempre per vincere, e poi se ci riesci, bravissimo, e se no, vediamo. Bene, grazie mister. Ci sono alcune domande che ci arrivano dai social che abbiamo deciso di porti, te le leggo io. Bene. Vediamo, la prima è di Noce-Basso-Sal, che ti chiede: quanto è felice di essere l'allenatore del Napoli? Lo hai detto, lo si è capito, però magari alla domanda specifica cosa rispondi? No, tanto, veramente tanto. A me piace, allora guardate, il nostro, io ero calciatore e poi sono diventato allenatore. Che vuol dire questa cosa? Che viaggi, cambi città, cambi club tutta la tua vita. La cosa un po' complicata è lasciare amici o lasciare gente di qualità dietro di te, perché lasci la città, lasci il club, eccetera eccetera. Però il bello del mio mestiere è che ne incontri delle nuove persone,
delle, anche con grande qualità, e poi impari di, queste, di questa gente. Quindi per me il sale della vita sono gli incontri. Io mi tengo stretto molti amici dappertutto, sia a Lille, sia a Roma, a Marsiglia, a Le Mans, a Dijon, dappertutto. E quindi dopo i veri amici li vedi quando ti senti, almeno con un messaggino alcune volte all'anno, sapendo che io ne ricevo tanto che faccio fatica a volte di rispondere a tutti. Però sono contento di essere qua perché sto scoprendo una città meravigliosa. Già so che in Italia si mangia bene, avete un bel paese, ci somigliano con la Francia su alcuni punti. La bellezza della natura, guardate dove siamo. Ovviamente a Napoli abbiamo la spiaggia e qua siamo in montagna. Sembra che fa molto caldo a Napoli e che stiamo meglio qua. Quindi è bello viaggiare e quindi anche per questo sono contento di essere qua e come vi ho detto già prima, non vedo l'ora di iniziare il campionato e soprattutto la prima al Maradona, però già ne ho un po' un assaggio, no? Con questo villaggio Napoli e i tifosi che sono veramente non solo bravi, però sì, entusiasti, le vedo felici e questo mi piace. Allora, invece, il signor Danilo Botteri, magari un ragazzino, quando ha avuto l'offerta del Napoli, qual è stata la prima persona a saperlo? Quindi la prima persona a cui l'hai detto, se te lo ricordi. I miei stretti, la famiglia, sì, i miei agenti, no? Tutti contenti, immagino, no? Però sì, no, non c'è stato un momento di riflessione, è stato un sì subito, sapendo che l'unica cosa che contava era il progetto sportivo. Ottimo, e per concludere Luca Saracelli dice, mister, cosa ne pensa della maglia del Napoli? Bellissima. Armani. Io non ho vista la bianca, tutti dicono che la bianca è bellissima, io ho visto l'azzurra e devo dire che il lavoro di Valentina De Laurentiis è stato un lavoro bellissimo, perché io penso che le maglie più belle sono quelle più semplici e nella sua semplicità la nostra o le nostre sono di una grande bellezza. Bene, grazie mister, grazie a tutti, buona serata e ci vediamo domani per la presentazione del direttore sportivo. Arrivederci. Buonasera.